Gentili cittadini, in questo periodo così delicato e preoccupante per la salute di tutti noi, l'amministrazione comunale, dopo aver annullato tutte le iniziative a partire dal carnevale di febbraio ultimo scorso, ha approvato tutte le misure previste dal decreto ministeriale per il nostro paese e anche tutte le misure previste dal Presidente della Regione Piemonte, sia a livello cartaceo, pubblicandolo nelle varie bacheche comunali, site nel capoluogo, nelle borgate, nelle frazioni, ma anche attraverso il sito web del comune. Poi, con la fattiva ed encomiabile squadra EB di Alpette, abbiamo attivato il servizio di derrate alimentari a domicilio, con consegna a domicilio, che so che ad alcuni di voi sono già arrivate. Il negozio dell'alimentari nel paese è attivo e restano attivi anche tutta l'attività del servizio sanitario comunale e gli uffici comunali. Questi ultimi sono raggiungibili esclusivamente via telefono, gli impiegati sono lì per darvi tutte le risposte necessarie. Allo stato attuale non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali dalle autorità competenti di persone contagiate nel nostro paese. Ahimè, però, nei paesi limitrofi, confinanti, ci sono delle persone affette da Covid-19 e quindi vi raccomandiamo di stare strettamente chiusi nelle proprie case nel nostro comune. Non riceviamo persone estranee al nostro nucleo familiare, quindi sono vietati anche gli incontri presso le proprie case con vicini, parenti e quant'altro, ma restiamo chiusi e facciamo in modo di sconfiggere questa infezione. Nello stesso tempo, con oggi, riusciamo a consegnarvi anche le mascherine a norma di legge, sono lavabili, leggete le istruzioni, e arriveranno a casa di tutti voi, a ogni cittadino del comune di Alpette, e siamo lieti di fornirvele in queste ore, sempre attraverso l'attività della squadra EB di Alpette. Quindi restate a casa, io lo faccio già da 4 settimane, come vedete sto lavorando al computer e ci vedremo in momenti, in occasioni sicuramente più piacevoli e potremo, chissà, tornare ad abbracciarci come abbiamo sempre fatto. Viva Alpette e buona permanenza.